Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Time Out, puntata dedicata interamente al basket e lo facciamo con ospite il presidente della Tiferno Pallacanestro, Marco Cesaroni. Ben ritrovato. Grazie tanto e ben ritrovati a Passato tutti. qualche mese, impegni di lavoro non ti hanno permesso di essere qua da noi e ora ci sei. Per fare il consueto punto, il bilancio di un anno solare di attività agonistica. E allora, Presidente, da dove si parte? Ma dalla fine, siamo a Natale, siamo su una situazione veramente idilliaca. A livello sportivo, a livello della Tiferno Family, i numeri parlano da soli e comunque non raccontano tutto quello che stiamo facendo. E siamo ripartiti a settembre con tante motivazioni, ben organizzati, devo dire sinceramente, di questo faccio veramente i complimenti a tutta la società, a tutto il consiglio direttivo, agli allenatori, tutti quelli che partecipano a questo progetto. E siamo veramente contenti perché abbiamo messo tutte le pedine giuste al posto giusto e quindi ci siamo strutturati bene. Siamo pronti anche per tutto quello che è il nuovo progetto fiscale, legato alle società sportive. Abbiamo messo su anche un programma, abbiamo messo su tutta una serie di iniziative che funzionano. Gli allenatori sono stati implementati nel numero, nella qualità e soprattutto sono cresciuti quelli su cui abbiamo scommesso all'inizio del nostro progetto, del nostro viaggio sportivo. Perché quelli che all'inizio erano ragazzi, diciamo di primo pelo, adesso sono diventati veramente dei professionisti, sempre giovani ma molto motivati. E questo lo vedo nei ragazzi che già ci sono da qualche anno e sono cresciuti tecnicamente, ma anche umanamente, e anche da quelli che arrivano perché trovano subito un ambiente ideale per poter esprimere la loro socialità e la loro, diciamo, voglia di giocare, di sperimentare uno sport che poi non a tutti, diciamo, può piacere, quindi magari c'è stato un ricambio, ci può essere. Noi abbiamo sempre pensato che l'importante è che il ragazzo trova lo sport che gli piaccia. Non è detto che sia la pallacanestra, anche quelli che poi sono andati via da noi sono rimasti sempre in ottimi rapporti. E faccio l'esempio: l'altra sera una partita è venuto un ragazzo che adesso gioca nel Trestina Calcio, che però è rimasto molto amico di tutti, degli allenatori. Quindi questo è una cosa che fa molto piacere perché mi fa pensare veramente che siamo sulla strada giusta. Cioè, il senso di appartenenza ai colori e anche a un percorso formativo, no, dei tuoi ragazzi. Certo, che non è solo fidelizzare un ragazzo alla pallacanestro e alla tua società, ai tuoi colori, è proprio quello di farlo crescere con lo sport e poi se ti riesce, diciamo, tenerlo dentro un ambiente protetto, farlo divertire, coinvolgere i genitori, gli amici. Alla fine il risultato si vede perché comunque abbiamo aumentato un ulteriore 40% delle iscrizioni e al di là, ripeto, dei numeri è proprio quello che viviamo quotidianamente, dai campionati, ai gruppi, ai genitori che creano quei gruppi, diciamo, di supporto ai propri figli per andare non solo alla partita, ma poi ritrovarsi anche dopo insieme a far crescere i propri ragazzi. C'è anche da dire che poi parlavi anche del nuovo diritto sportivo, no? Di quel passaggio epocale per le società che da una parte tutela educatori e coach all'interno di una società, dall'altra però che ha messo un po' in difficoltà le società, perché stiamo parlando davvero di qualcosa che si avvicina molto al professionismo, perché in effetti chi fa sport, chi insegna sport ha dei diritti che prima magari poteva anche non avere. Questo vi ha messo anche in difficoltà nel cercare di chiudere la quadra per quanto riguarda i bilanci. Allora, noi per quello devo dire no, nel senso noi all'interno abbiamo dei professionisti che fanno proprio questo mestiere e quindi abbiamo nello specifico Saffini Filippo che è comunque il dottore commercialista,
Abbiamo Luca Monini, che è il vicepresidente, che è un perito informatico, quindi diciamo abbiamo anche dei soggetti capaci a gestire queste situazioni. E diciamo un mio giudizio abbastanza superficiale, nel senso non entro nei dettagli, questo diciamo progetto dello Stato chiaramente ambiva a due cose: a sì tutelare quei lavoratori precari che nello sport purtroppo hanno avuto sempre poche tutele, ma comunque a far salire un sommerso, diciamo, che nello sport è sempre stato abbastanza tollerato nei tempi passati, adesso chiaramente no, ma giustamente, cioè, le regole devono essere uguali per tutti. Che succede? Che chi è virtuoso e fa con quello che c'è, chiaramente organizza i propri progetti cercando di avere sempre un bilancio in pareggio e mai in sofferenza, perché poi alla fine qualcuno poi deve tenerne conto, cioè se deve prendere in carico questo problema. Quando chiaramente spendi molto di più di quello che hai la possibilità di incassare, è chiaro che è un discorso che è molto semplice: se vai a fare la spesa e spendi più dei soldi che hai in tasca, ci sono dei problemi. E chiaramente su questa situazione, se però questo progetto lo scarichi interamente a carico delle società, che molte volte si reggono in quote associative abbastanza leggere per non andare in tasca alle famiglie, e chiaramente le sponsorizzazioni e tutto quello che gira intorno adesso non è più, diciamo, un treno inesauribile, è chiaro che questa situazione alle piccole società gli crea grossi problemi, e questo è in dubbio. Avrei fatto diversamente, ma io sono uno di tanti, quindi chiaramente loro ci saranno stati degli esperti che hanno pensato che la cosa poteva funzionare. Ho i miei dubbi che in certe situazioni questa cosa funzioni, ma vedremo. Noi come Tiferno questa cosa non la sentiamo, comunque ci siamo preparati per tempo. E chiaramente condividiamo gioie e dolori, nel senso non andremo mai a fare un passo più lungo della gamba. E questo vi fa onore, perché comunque la serietà la si vede soprattutto quando si onorano gli impegni economici, perché i ragazzi e chi collabora comunque molte volte, no, lo fa sì per passione, ma è anche un mestiere. E di solito quando lo fai per lavoro devi comunque riportare la famosa pagnotta, Marco, certo, a casa, ed è giusto rispettare chi lavora. È chiaro, ho sempre detto che lo sport lo puoi fare con due aspetti: se lo fai per interesse economico o lo fai per passione, dove comunque lì dentro chi lavora va, diciamo, ripagato, rimborsato per quello che fa. È chiaro che se lo fai per passione e riesci a conciliare, e noi lo facciamo con questo intento, ora che ci riesca, lo spero e ne sono convinto, coinvolgendo all'interno di questo progetto persone che si sentono della Tiferno Pallacanestro, prima di tutto, che condividono quello che è trovare 100 euro per andare a comprare dei palloni nuovi o magari fare la raccolta punti del supermercato per avere 10 palloni in più per i bambini. Se lo fai solo per guadagnare, lì la cosa un po' cambia, perché a quel punto dopo sponsorizzazioni, sì, ma la sponsorizzazione comunque è fatica, o trovi, no, le persone che hanno passione di quella cosa e quindi ci si fanno coinvolgere, o magari arriva lo sponsor e dice: sì, io ti do una grossa sponsorizzazione, ma voglio vincere, soprattutto, voglio visibilità, perché chiaramente se vinco ho visibilità, e questa cosa un po' inizia a essere difficoltosa, perché chiaramente per vincere devi non guardare in faccia nessuno, però chiaramente devi fare una selezione molto marcata. Noi non la vogliamo fare questa selezione, o quantomeno fino a una certa età cerchiamo di creare un ambiente diverso. Poi vincere da gusto a tutti, giochiamo sempre per vincere, ma fino a un certo punto e a certe condizioni. Se queste condizioni non ci sono, va fatto un passo indietro. Io molte volte guardo certe cose che onestamente per me hanno poca coerenza, cioè far mercimonio dei ragazzi stranieri, magari giovani, perché possono diventare chissà quali giocatori, li porti via da 12-13 anni dall'estero, li porti in Italia, ma a livello regionale, cioè, qui non parliamo di A1, di A2, no? E quando vedi ingaggi di stranieri in C regionale, onestamente non la capisco sta cosa. Per vincere poi cosa? Campionati
effimeri. Cioè, gioca con i tuoi giocatori, gioca con ragazzi appassionati, che magari loro ci verrebbero anche pagando invece che essere pagati, che magari li coinvolgi, li istighi a migliorarsi, e quindi a quel punto la vittoria te la godi anche in un modo più marcato. Guarda, può sembrare una banalità, no? Ma quello che tu dici, allora, non pensavo fosse consuetudine anche nel basket. Nel calcio c'è la consuetudine di portare giovani atleti, giovani calciatori nei settori giovanili per cercare di, no, far sì che poi emergano e diventino fonte di reddito per le società. Questo è anche lecito, si chiama scouting. Detto ciò, però, per contro, si vede chiaro ed evidente che la politica poi non paga a livello di nazionale e di formazioni che dovrebbero portare avanti i colori dell'Italia. Vedi quanta fatica ha fatto il calcio nel centrare la qualificazione all'europeo, stessa fatica sta facendo il basket, ma lì però ci sono colossi in Europa che forse no. Però capito, se tu anche meno fatica, però stanno facendo in questo momento il tennis, il nuoto, lo sci e magari altri sport che, no, e la pallavolo, che ti danno la possibilità comunque di giocartela con i tuoi. Un po' meno la pallavolo, però ci sono dei limiti nella pallavolo, sì, no? Cioè, vedo che, tanto per farla, diciamo, per partire dall'alto, formazioni di Serie A di pallacanestro dove gli unici due italiani sono relegati all'undicesimo e dodicesimo posto in panchina, o comunque, diciamo, intere squadre composte da stranieri naturalizzati, ma non la eccepire sul giocatore, cioè, è proprio un concetto. Noi bisognerebbe che i settori giovanili funzionassero. Per far questo non devi buttare soldi inutilmente su un giocatore che viene da fuori, che l'anno prossimo poi torna via e non ha investito niente, non ha creato niente, non ha seminato niente. E a quel punto invece, se lavoriamo sui settori giovanili, forse ogni società dell'Umbria riesce a tirare fuori un giocatore di livello, e a quel punto si può creare qualcosa di importante. A tutte le, diciamo, situazioni gli puoi dare questo taglio. Ci riusciremo o non ci riusciremo? Noi lo cerchiamo di fare, questo progetto puntato. Difatti poi adesso ti vorrei dire anche dei progetti per le giovanili che abbiamo acceso insieme alla Federazione Pallacanestro Umbria, che devo dire, a cui faccio i complimenti, perché sono sempre le persone che fanno i risultati e non i concetti scritti sulla carta. In Umbria si stanno lavorando molto bene, il presidente Antonelli e tutto il loro staff stanno creando progetti su progetti per quanto riguarda i settori giovanili, dalle selezioni a progetti legati alla scuola, una delle cose a cui abbiamo aderito volentieri. Siamo andati sulle scuole, ma in modo pesante, facendo interventi quotidiani, facendo, capito, quelle attività che cosa ti portano? Niente a livello economico. Perché comunque la federazione ti supporta nella strumentazione, nell'assistere un po' gli allenatori. Ti porta comunque una visibilità, un trasmettere quella pallacanestro che però dovrebbe essere anche modo di poter aumentare i tuoi iscritti, e questo lo stiamo facendo. Senti, allora, questi, diciamo, progetti per alzare ulteriormente il livello del settore giovanile, no? Tu mi dicevi i numeri che stanno crescendo, mi hai dato una percentuale, 40% in più, significa anche a questo punto essere pronti a ricevere tanti ragazzi, perché stavamo intorno ai 150, a questo punto siamo oltre i 200, no? Sì, sì. Il nostro programma ci dà 260 tesserati. 260 tesserati, diventa una delle società di settore giovanile più importante dell'Alto Tevere, perché alla fine i numeri sono questi. Non nascondo che ci siano delle problematiche, una su tutte sono gli spazi che chiaramente palazzetti e palestre sono molto contingentate da tutta una serie di offerte sportive legittime che ognuno ha e che chiaramente vanno, diciamo, a sommarsi, e diciamo il comune, anche loro non posso dire che non fanno bene quello che fanno, anzi l'opposto, cioè loro ci stanno lavorando chiaramente cercando di accontentare un po' tutti, ma è difficile quando anche adesso ci sono palestre in ristrutturazioni nelle scuole, quindi ci sono spazi
più stretti, dove chiaramente le utenze hanno bisogno comunque di una qualità, quindi non puoi far allenare 30 ragazzi in uno spazio di un'ora e mezzo perché non riesci a fare pallacanestro, ma non riesci a fare neanche altre cose. Ci stiamo provando, grossi miglioramenti ci sono stati, devo dire, l'ufficio sport ci ha lavorato tanto e proveremo comunque anche noi ad adattarci un po', ci siamo adattati a certe situazioni, palestre un po' più piccole, stiamo cercando di lavorare con loro per ampliare, portando canestri in palestre dove non ci sono i canestri, quindi chiaramente creare dei spazi dove ci possono essere per poter fare pallacanestro. Chiaro che egoisticamente dico meglio avere 260 ragazzi e avere il problema di migliorare la qualità del servizio che non averlo. Allora, sì, questo sì. Poi alla fine il problema degli spazi è un problema atavico che ce lo ritroviamo e a Città di Castello e a San Giustino e a San Sepolcro, quindi è un problema che hanno tutti. Senti Marco, voi siete da sempre vicini alla solidarietà, no? Tante iniziative che hanno coinvolto Muzzibetti e tante altre realtà. Per voi il Natale, siamo nel periodo delle festività, no? Per voi il Natale è qualcosa da condividere con tanti, con tutti e anche con chi è, passami il termine, un po' meno fortunato. Qual è stato l'evento del 23 per quanto riguarda la Tiferno Pallacanestro? Allora, siamo andati alla Muzzibetti, la casa d'accoglienza per anziani, abbiamo portato, come facciamo da molti anni, da 15 anni, degli omaggi per l'animazione, e abbiamo portato un televisore, abbiamo portato tutta una serie di prodotti che comunque so che andranno a aiutare, agevolare quella struttura e quel tipo di attività ludiche che per gli anziani che hanno bisogno comunque di un contatto umano, di fare qualcosa di quotidiano che li tenga impegnati e a vedere comunque che ci sono persone che non li hanno dimenticati, che comunque sono lì quotidianamente, i nostri ragazzi in primis, perché vedere lo scambio di doni tra i nostri ragazzi e gli anziani è comunque un momento importante che non ha un valore economico ma un valore umano notevole, eccezionale, quello che noi vogliamo trasmettere a loro è uno dei slogan della Tiferno, è non solo pallacanestro ma molto molto di più. È perché è anche giusto, no? Dare a questi ragazzi la possibilità di far qualcosa per gli altri, poi acquisiscono anche un senso di rispetto nei confronti delle persone anziane, in questo caso e bisognose, che magari attraverso un piccolo gesto che a tanti può sembrare neanche molto importante, per loro invece acquisisce qualcosa di importantissimo, perché le persone anziane si cibano di poco in tutti i sensi. Difatti, anche per enfatizzare un po' questa cosa e per fargli trasmettere questo senso di appartenenza al tessuto sociale, abbiamo istituito all'interno dei nostri ragazzi un premio, ricordati di mantenere le promesse. Quindi ogni anno premiamo 2 a 4 ragazzi dei nostri gruppi con una motivazione precisa, perché ognuno ha una caratteristica per cui si merita questo premio. L'anno passato abbiamo premiato 2 ragazzi che sono venuti volontariamente e gratuitamente a fare il servizio di assistenza sportiva ai ragazzi disabili del Baschin. Sono venuti tutto l'anno, non hanno mai chiesto niente, ci sono venuti sempre con molto entusiasmo, hanno partecipato alle gare che abbiamo fatto, amichevoli, triangolari, e settimanalmente non sono mai mancati. E non hanno mai reclamato visibilità, proprio l'hanno fatto sempre di loro spontanea volontà ma con passione. E questa cosa gli è stata riconosciuta davanti a tutta la famiglia Tiferno in un conviviale che abbiamo fatto a fine stagione, dove nome, cognome, medaglia con la scritta in latino: ricordati di mantenere le promesse. Come si dice in questi casi, la famosa medaglia di Mattley, quando noi ce la ricordi, medaglia, medaglia. Assolutamente. Medaglia. Allora, poi torneremo a parlare del settore giovanile, però Tiferno Pallacanestro è anche prima squadra e anche probabilmente no, sto gruppo di ragazzi non più tanto giovani che
che decide che, di continuare a volersi far male e quindi fanno sport. Ed è un gruppo iperattivo, mi dicono, perché cioè, poi alla fine ci credete anche, cioè no. E poi alla fine quelle sfide sono le sfide che sono, passano il termine sportivo all'ultimo sangue con il coltello tra i denti, ma è un modo per ritrovarsi. Prima c'era, il venerdì era dedicato al calcetto, voi probabilmente il venerdì o giù di lì lo dedicate alla pallavolo e a ritrovarvi fra di voi. Che dici? Allora, ti vedo anche qualche volta, giochi anche te. Adesso un po' meno. Ho un ginocchio che non risponde più, quindi se no continuerei volentieri. Vai lì però a vederli. Sì, no, no, io sono fisso al palazzetto, dopo l'orario del lavoro è la mia seconda casa. E allora raccontami di questi senior che non vogliono invecchiare. Abbiamo due progetti, uno a medio termine, che è quello di far crescere ancora un anno o due i nostri ragazzi. Siamo arrivati a avere l'Under 19, che è la squadra giovanile che fa il campionato FIP, e vorremmo tempo un anno, forse due, li stiamo facendo crescere sia sportivamente che fisicamente, e creare una vera prima squadra regionale della Federazione Pallacanestro, sulla quale però vogliamo lavorare in un modo coerente, come ti dicevo prima, non prendendo giocatori così tanto per fare, ma fare una cosa nostra, marcata Tiferno al 100%, dove inserire tutti questi nuovi ragazzi e qualche, diciamo, senior che ancora regge la categoria, per poter fare un campionato di competizione vera, dove comunque lì veramente cercheremo di lavorare sportivamente al massimo. In questo momento stiamo facendo quella scelta che dicevo anche l'altra volta che ero venuto qui da te, che vogliamo crescere con una piramide con il verso giusto, cioè crescere dal basso con una bella base d'appoggio e per ultimo arrivare in cima. Se rovesci la piramide pensando solo alla prima squadra, cade tutto. E questo errore non lo abbiamo mai voluto fare. Abbiamo tenuto come prima squadra per il momento una CSI amatoriale d'eccellenza di un certo livello, perché 2 anni fa siamo andati alle finali nazionali e comunque quando giochi, come dicevi tu, non si fanno prigionieri. Si gioca sempre per vincere, ci sono partite veramente molto tirate, agonisticamente combattute e quello che vuoi c'è. Nel senso, non è un amatoriale, capito, viva il parroco, andiamo solo a cena, anzi. No, lì ve le date di santa ragione. E addirittura abbiamo creato 2 squadre CSI, proprio perché non volevamo far fuori, perché diciamo il livello sportivo fosse troppo alto con una squadra sola, chi magari voleva fare quella famosa pallacanestro amatoriale di base senza particolari problemi, però per creare un gruppo. Ne abbiamo creati due, e questo è sintomo proprio di quello che ti dicevo io, un progetto a 360 gradi dove nessuno deve rimanere fuori. Cesaroni a parte. Sì, no, io in realtà dico sempre, io sono il collante che cerca di mettere in fila certe cose e non potrei chiaramente da solo fare neanche l'1% di quello che stiamo facendo. E quindi io sono il referente social, il referente alla telefonata se c'è un problema, e tutto quello che gli gira intorno, vado al palazzetto, se trovo una partita dei giovani mi metto lì al tavolo, se quello che c'è da fare, io spazzo anche in terra se c'è bisogno. Allora, questo è la forza, è la forza e l'umiltà di chi magari è al vertice della piramide, ma... Quando dicono nelle società sportive il presidente deve fare 2 cose, portare i soldi e trovarli, no? Ma è svilente, sminuisce un po' quello che invece dovrebbe essere il movimento sportivo in genere, cioè il presidente deve essere quello che... Quando l'incontra il ragazzino riconosce che quello è uno di quelli che si sbatte, tra virgolette, per farmi divertire. Questo forse è più importante. Senti, mi toglie una curiosità. Tanti maschietti, ma ho visto le volte che sono venuto anche alcune femminucce. Sì, allora, su questo mi fa piacere che me lo chiedi, perché abbiamo aderito, siamo stati scelti tra l'altro dalla Federazione Umbra e con un progetto nazionale, tra le 5 società umbre, per creare un progetto femminile triennale che parte dalle scuole ma arriva nelle società di pallacanestro. Noi chiaramente, partendo dal 2016 col settore giovanile, abbiamo fatto un settore giovanile unico
perché fino a 14 anni è permesso far giocare le bambine nei campionati dei bambini, ma ora è il momento di fare il salto di qualità. E abbiamo, siccome abbiamo già diverse bambine che sono venute da noi, questo progetto mira praticamente a creare un settore giovanile femminile specifico per le società a cui necessita questa cosa. E noi siamo qui, siamo pronti, già siamo partiti al secondo circolo a fare questo progetto dando la disponibilità, creeremo dei spazi femminili dedicati solo a loro, chiaramente sempre in collaborazione col comune che ci troverà i spazi, perché questo è, e ci sono una serie di eventi, manifestazioni amichevoli, anche nei giorni scorsi i nostri allenatori hanno aderito a un concentramento regionale dove abbiamo portato alcune delle nostre bambine. E devo dire anche loro, pur diciamo ancora non essendo numericamente diciamo squadre, però vedo che hanno un entusiasmo alla pari dei ragazzi, se non di più. Premesso che le donne in genere, le ragazzine, sono sempre molto più avanti, sia mentalmente, perché la pallacanestro è uno sport intelligente, non ha bisogno solo della forza fisica, ma ha bisogno tutto di una serie di attenzioni, scelte veloci in millesimi di secondo e tutto quello che gira intorno. E chiaramente questo settore giovanile per noi sarà la sfida dei prossimi 2-3 anni. Beh, che dire, c'è anche da mettere in conto che il movimento sportivo femminile sta davvero iniziando ad essere un movimento aperto. Prima c'erano due sport, ora davvero l'offerta sportiva per le ragazze inizia ad essere molto importante, perché pallacanestro, calcio, cioè davvero le ragazze hanno ampia facoltà di scelta e non c'è soltanto più il volley, no? Sta cambiando un po' tutto per quanto riguarda il movimento sportivo. Senti, altra questione che a me piace sottolineare quando parlo di Tiferno Pallacanestro è il recupero di questi spazi molto, diciamo, dismessi, non molto dismessi, dismessi, e parlo di campi di basket, quelli all'aperto, che hanno alcuni rivisto l'antico splendore. Io faccio sempre l'esempio di quello che avete risistemato lì alla vecchia segretaria d'azienda, no? Davanti alla piscina. Spazi che chiaramente voi avete rimesso in sesto con dei volontari, con tanta passione e dando tanto del vostro tempo libero a questo progetto. Tu mi ricordo o l'anno scorso o 2 anni fa hai detto le chiavi sono della città, cioè può entrare chi vuole, l'unica cosa che chiediamo è il rispetto di quello che abbiamo risistemato. Quelle poche volte che riesco a tornare a Città di Castello vedo che però lo spazio è aperto e il rispetto c'è. Sì, questa è una bella vittoria. Una vittoria, perché noi abbiamo, faccio un breve passo indietro per raccontare in 30 secondi la storia, abbiamo attenzionato questo campo che era chiuso da mesi, i motivi non ci riguardano. Abbiamo chiesto in provincia, perché il campo è di proprietà della provincia, se era possibile averlo in gestione per poterlo riaprire e riattivare, senza nessun costo per la collettività, ma tutto a spese nostre. Abbiamo partecipato a una gara pubblica, ci è stato assegnato questo spazio, ripeto, gratuitamente, accollandoci noi tutti gli oneri economici e organizzativi. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo letteralmente tagliato il cancello d'ingresso. Il campino è aperto H24 365 giorni l'anno. Lo abbiamo risistemato, riverniciato, risistemato tutto. Abbiamo attivato l'illuminazione che c'era, ma per vari motivi non era mai stata utilizzata, facendo proprio un accordo scritto, un protocollo dove l'illuminazione veniva pagata, il costo dell'energia, dalla Tiferno Pallacanestro. Noi periodicamente mandiamo un bollettino in base ai consumi e diciamo rilevati dall'impianto che abbiamo montato su questo campino, dove la provincia ci addebita i costi dei consumi. E questa cosa, avendo questo campino che poi fino alle 11 di sera è illuminato, ha creato un polmone, uno spazio sportivo, il periodo estivo chiaramente, molto più ampio e è molto gettonato. Cioè questo campino è sempre pieno di ragazzi. E sta cosa è piaciuta, perché poi alla fine
promettere le cose, ma poi dopo alla fine devi fare il rendiconto e vedere se veramente quello che avevi promesso è stato fatto. Noi lo abbiamo fatto. Addirittura ci hanno prorogato questo affido per altri 4 anni. E quindi, avendo anche i complimenti dagli operatori della provincia che hanno visto, perché poi io ho mandato i report fotografici, tutto quello che serviva a far vedere che le promesse erano state mantenute. Questo campino ci costa un po', però, tornando al discorso di prima, se io come Tiferno Pallacanestro, noi come Tiferno Pallacanestro, dobbiamo investire dei soldi in un giocatore per vincere un campionato e poi dopo non rimane niente in mano, allora spendiamo i soldi per quei progetti, per i nostri ragazzi, anche il periodo che non sono nostri, tra virgolette, durante il periodo estivo. Sono sempre ragazzi che hanno bisogno di qualcuno che li supporta dall'altro, che non sia molto oppressivo, ma gli dica: guarda, questo è un ambiente protetto, sicuro, perché tra di voi questo ambiente lo potete curare con poco, la carta, invece di metterla per terra, c'è il cestino, poi lo votiamo noi. La luce te la accendo fino alle 11, la paghiamo noi, non ti preoccupare, è tutto gratuito. E sta cosa funziona. Però devi rispettare quello che abbiamo creato. E guarda, devo dire sinceramente, molte volte ai ragazzi gli diamo sempre colpa di tutto e sono vandali, cioè tanto la mela marcia la trovi sempre ovunque, no? Però la gran parte dei ragazzi ha solo bisogno di fiducia, di essere apprezzati. Molte volte basta una carezza, un bravo, un complimento, e sempre invece di rimarcare il difetto, tanto chi è che non ce l'ha il difetto? Beh, guarda, io e noi facciamo parte più o meno della stessa generazione, no? Ai tempi nostri era uguale, cioè non è che cambiava nulla, no, rispetto, no, a qui. E noi prendevamo i rimproveri dai genitori, dai nonni, perché ci definivano, a me mi chiamavano sciabordi i miei nonni, no? Ma è normale, sono passaggi, è l'età, ed è giusto che in quel momento magari qualche piccolissima, tra virgolette, trasgressione te la concedi, perché poi se non sbagli non capisci perché hai sbagliato e non capisci perché quella cosa non la devi fare. Guarda, chi è che non sbaglia? Ho ricevuto un ringraziamento da un genitore, di un bambino piccolo, 7-8 anni, che quest'estate ha frequentato i campini e mi ha fatto un complimento che mi è piaciuto, ma che poi non è merito nostro, è merito dell'educazione dei ragazzi. Ha detto: il mio figliolo con me l'estate abbiamo passato la sera ai campini per andare a fare due tiri, lo hanno fatto sempre a giocare anche i ragazzi più grandi, facendolo sentire uno di loro, non diciamo ghettizzandolo perché era piccolo oppure non era, no, abbastanza bravo. E il ragazzo si è trovato talmente bene che per lui andare a giocare col suo coetaneo, con quelli più grandi, i campini ce ne sono fortunatamente diversi che abbiamo riattivato e ai quali facciamo manutenzione periodica. Quindi lì si è sempre trovato bene e se è andato lì a fare attività sportiva invece di fare altro, noi siamo orgogliosi. Certo, assolutamente sì. Senti, ancora un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore, no? Voi come Tiferno Pallacanestro avete, diciamo, non è un vizio, è una bellissima cosa quella di andare a portare i ragazzi a vedere il basket, quello di Serie A, perché poi alla fine è uno spettacolo davvero da vedere. Di solito andate dove? A Pesaro. Quest'anno ci siete andati già? Allora, abbiamo riniziato in ordine sparso, chiaramente. Abbiamo contatti sempre quasi settimanali con Walter Magnifico, che è il nostro referente, ex giocatore della Nazionale, e a Pesaro, che tiene i contatti con le società, abbiamo una fidelizzazione con loro e ci siamo già riproposti nel mese di gennaio e febbraio, oltre che andare a vedere la partita in forma ufficiale come Tiferno Pallacanestro, quelle avere anche degli interscambi sportivi, magari dalla piccola amichevole a magari qualche giocatore che possa venire da noi, per poter comunque creare quel sale, quel sapore che possa essere giocare con una squadra diciamo altolocata, no? Diciamo forte, quindi magari andare a fare un amichevole al palazzetto di una squadra di Serie A, penso che per un ragazzo sia una cosa interessante. Quindi su sta cosa ci stiamo lavorando, mi hanno chiesto un attimo, che anche loro chiaramente hanno le loro necessità sportive con la squadra di Serie A e tutta la logistica che gli gira intorno, troveremo un attimo per poter poi
creare questa attività. Allora, ci avviciniamo alla conclusione. Ah, tra l'altro, dopo l'intervista a Marco Cesaroni della Tiferno Pallacanestro, ci sarà un servizio che abbiamo realizzato a Media Salutis, il centro medico privato d'eccellenza di Città di Castello, e cercheremo anche lì di darvi delle informazioni molto interessanti. Senti Marco, c'è una questione che voglio riavvolgere il nastro, voglio tornare a parlare del vostro rapporto con le scuole, no? Con le scuole che non sono solo le scuole di Città di Castello, credo anche oltre, oppure vi fermate per il momento ad un rapporto più o meno solo con Città di Castello, per portare avanti magari anche quelli che sono i progetti, quelli che sono i programmi, quella che è l'offerta sportiva, no? Perché poi alla fine quella offerta la devi portare ai ragazzi per capire se può essere interessante per loro. E ho capito che ci state dedicando tanto tempo, perché sennò i numeri non possono crescere così in maniera esponenziale. Avete altri progetti per le scuole? Allora, abbiamo fatto partire questi progetti prima totalmente a carico nostro, e anche con i nostri allenatori in base ai loro impegni. Chiaro che se hai il pomeriggio strapieno di impegno con le squadre devi lavorarci la mattina, quindi. Però abbiamo trovato, quello che mi è piaciuto molto, massima collaborazione da parte dei dirigenti scolastici, e questo lo dico perché comunque sulle scuole quando arrivi chiaramente devi stare un po' alle loro richieste e necessità, non sempre è possibile perché chiaramente anche loro hanno la loro organizzazione. Massima disponibilità, e hanno onestamente anche loro riconosciuto la valenza dei nostri istruttori e la capacità, l'empatia nei confronti dei ragazzi di presentare la pallacanestro nel poco tempo che chiaramente riesce a fare la mattina nei vari orari, e questa cosa ci è piaciuta, la stiamo ampliando a tutti i vari livelli scolastici, sia alle scuole medie, sia al primo e secondo circolo di Città di Castello. Abbiamo già in progetto di andare anche in altre scuole e di allargare non solo la Città di Castello, però siamo consci che se vuoi fare tutto e subito, dopo le cose non ti vengono bene. Quindi bisogna che uno scalino per volta creiamo quella capacità di saper fare bene quello che facciamo e poi saliamo di grado. Ogni volta i nostri allenatori stanno facendo anche questo nella loro preparazione sportiva. Ogni allenatore ogni anno cresce di un livello a livello di allenatore, quindi di tesserino, dall'allenatore del mini basket all'allenatore di base, a tutto quello che serve poi per crescere. Se ti fai ingolosire troppo rischi che poi le cose non ti riescono o magari si sommano, e io faccio l'esempio sempre quando uno abbraccia il polistirolo a palline, no? Cioè, all'inizio sembra di fare chissà quale cosa, poi dopo alla fine non rimane mai niente. Non dobbiamo fare quell'errore, e devo dire, fino ad ora non lo abbiamo fatto. Beh, questa è anche programmazione lungimiranza, no? Sì, sì. Allora, senti, c'è comunque da dire che la criticità che tu hai prima rimarcato, che è quella degli impianti sportivi, è purtroppo un limite che c'è. Città di Castello, l'amministrazione ci sta lavorando, ma tant'è, Città di Castello è il comune con più società sportive del nostro territorio e si ha l'obbligo di accontentarle tutte, questo sì. Però 240-250 tra ragazzi e ragazze diventa un numero importante e difficile da gestire. Qual è il rapporto che avete con l'amministrazione circa la possibilità di ampliare gli spazi e la logistica per quanto riguarda un'offerta a quel punto, no, migliore? Perché purtroppo questo problema c'è, esiste e va risolto in qualche modo, Marco. No, ma noi ci si confronta, non ti dico quotidianamente, con l'assessore, con gli addetti dell'ufficio sport, la dottoressa Zerbato, Manfroni, tutti quelli che gravitano in questa logistica. È chiaro che le palestre delle scuole sono di proprietà della provincia, dove comunque non puoi intervenire. Le stanno ristrutturando grazie a tutti questi progetti che ci sono adesso, quindi
ben venga palestre nuove. Ci siamo adattati, per esempio, nella piccola palestra della scuola Pieve delle Rose Latina, dove il campo non è regolamentare, ma per fare degli allenamenti a certe squadre giovanili è possibile farlo. E massima disponibilità sempre anche dei dirigenti della scuola, perché chiaramente non puoi andare a fare il padrone in casa loro, quindi devi comunque comportarti in un certo modo. Stiamo cercando, come ti dicevo, di portare la pallacanestro anche in altre palestre dove non ci sono i canestri, e quindi magari stiamo dialogando che se ci sono dei canestri in delle palestre in disuso, che però potrebbero essere portati in altre per poter fare anche in previsione della prossima stagione. Quindi creare degli spazi ulteriori, perché chiaramente noi siamo un po' vincolati dalla strutturazione. Non è campo da calcio, forse per certi versi è più semplice, spero, penso, così a naso. La pallacanestro è un po' più complicata, perché comunque questo è, non possiamo neanche andare sempre a lamentarsi e basta, bisogna essere anche coscienti. Qualche volta mi sono permesso anche di mandare un messaggio personale di ringraziamento, perché io il mio ruolo è chiaramente quello di migliorare il mio servizio alla mia società e ai miei ragazzi. Però molte volte, quando vedi che comunque fanno il massimo, un grazie ci sta. E stiamo cercando di capire un attimo, perché comunque anche con tutti questi progetti, questi finanziamenti europei legati anche a certe situazioni, dove magari migliorare anche solo una palestra che potesse ritornare a essere in uso per la pallacanestro prima non era, a noi ci darebbe già un grande spazio. Senti, allora siamo vicini davvero alla conclusione, neanche il momento di fare i ringraziamenti, no? Perché poi alla fine tu dici io sono qua, però faccio parte di un gruppo e sono Assolutamente. una pedina di questo gruppo, no? E quindi è anche giusto ricordare, no, non puoi ricordarli tutti perché siete un'enormità, però magari è anche giusto dare a chi in questo momento è dietro le quinte la soddisfazione di dire guarda, però si ricorda di noi. Assolutamente, ma questo scherzando con i miei lo faccio sempre, loro mi dicono tu cerchi sempre, no, io invece o voglio sempre che il gruppo, sia dei dirigenti che allenatori, stia sempre a alto contatto, quasi quotidianamente ci smessaggiamo anche allo sfinimento per cercare di migliorare certe situazioni. Quindi devo dire grazie a tutti i dirigenti, dal vicepresidente Monini, come dicevo, a tutti i dirigenti, Stefano Fiorucci, Saffini, Mearelli, l'altro Fiorucci, Mastrangeli, Mordaci e gli allenatori, che ce ne sono molti, e molti veramente vengono senza nessun rimborso. Questo io lo devo dire apertamente. Cioè, non ci vengono neanche se prendono una pizza durante l'anno e tutto quello di che è, perché comunque si sono fatti coinvolgere su questo progetto, ci credono. E questa cosa è fondamentale per far chiudere quel famoso cerchio economico che ti dicevo prima, se no ci sarebbe sempre qualcuno che rimane col cerino in mano. E quindi gli allenatori che stanno facendo un lavoro bellissimo, da Celestini a Calabresi, a Mordaci, a Coltrioli, a Cesaroni Gregorio, a Bruschi, ma poi addirittura adesso quest'anno ci sono anche dei ragazzi under 19 che fanno gli stagisti. E quindi 4-5 ragazzi si sono dati disponibili per crescere anche loro, non sono neanche maggiorenni, lo saranno l'anno prossimo, e quando saranno maggiorenni li faremo diventare anche loro mini allenatori del mini basket, tutto quello che vorranno fare, perché non lasciamo limite a niente. Abbiamo Matteo Massetti, che quest'anno è entrato anche lui nel consiglio direttivo, che è anche allenatore della squadra d'eccellenza, ma non vorrei scudarmi nessuno, però ci sono tanti che comunque nel loro piccolo danno un contributo per poter arrivare dove siamo arrivati. È giusto che sia così, perché l'unione fa la forza. Assolutamente. Allora, è stato un piacere, Anche per grazie me. a Vengo Marco. sempre volentieri. Questo credimi non è piaggeria, ma te lo dico di A me cuore. fa piacere che tu sei qua. Di nuovo grazie a Marco Cesaroni, presidente della Tiferno Pallacanestro, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Dopo la pubblicità, l'appuntamento con Media Salutis. Al centro Media Salutis di Città di Castello parliamo con il dottor Marco Fratini del nuovo reparto di endoscopia digestiva. Allora, dottore, ce lo spiega?
Allora, questo è un reparto di endoscopia digestiva a tutti gli effetti, nel senso qua riusciamo ad effettuare esami di gastroscopia e di coloscopia per andare a indagare quello che è l'apparato digerente superiore ed inferiore. Nella gastroscopia andiamo ad indagare l'esofago, lo stomaco e il duodeno. Nella coloscopia, entrando dall'ano, andiamo a indagare il colon in tutta la sua completezza, quindi colon ascendente, discendente e trasverso fino all'ultima ansa ileale. Sono esami fatti con strumenti di ultima generazione, con monitor in alta definizione, strumenti flessibili di ultima generazione che naturalmente danno un comfort ulteriore rispetto a quello che era la precedente endoscopia fatta con strumenti standard. Perché è importante eseguire esami di gastroscopia e colonscopia, credo per una prevenzione. È importante sia per la prevenzione, a tempo zero, sia la gastro che la colon vengono fatte per prevenire le patologie anche gravi, tumorali, sia dello stomaco che del colon. Nel colon abbiamo istituzionalizzato lo screening che dopo i 50 anni prevede l'esecuzione del sangue occulto fecale ed eventualmente di una coloscopia ogni 5 anni dopo i 50 anni. A queste latitudini, quindi a Città di Castello, Umbertide, dove l'insorgenza e l'incidenza del tumore dello stomaco sono più alte rispetto alla media italiana, vengono fatte nei primi sintomi anche la prevenzione per il tumore dello stomaco. Naturalmente, oltre che per la prevenzione, è molto importante l'esame endoscopico per caratterizzare la patologia in maniera più specifica. La diagnosi precisa di quello che è poi lo sviluppo del sintomo ci permette, in un secondo momento, dal punto di vista terapeutico, di instaurare una terapia molto più specifica e mirata per quello che è la soluzione del problema. Le prestazioni, credo, verranno eseguite in sedazione perché parliamo di un esame invasivo. Sono tutti e due esami invasivi, sono esami che naturalmente vengono fatti sotto sedazione profonda con l'anestesista presente in sala che addormenta il paziente monitorando i parametri vitali. Questo permette al paziente di non accorgersi di aver fatto l'esame, quindi eseguire un esame in totale comfort, in assenza assoluta di dolore, e poter risvegliarsi avendo una diagnosi senza avere il fastidio di quello che è l'esame invasivo. Una domanda che mi sorge spontanea, la collaborazione tra colleghi, perché parliamo di sedazione, quindi probabilmente c'è anche l'anestesista che farà il suo lavoro, credo, Certo. no? Che tipo di Beh, collaborazione? noi la seduta è prenotata, istituita con la presenza dell'anestesista. Noi valutiamo tutti quanti i pazienti in collaborazione con il collega in maniera da poter effettuare una sedazione più superficiale, più profonda, a seconda di quelle che sono le esigenze del paziente e le condizioni cliniche del paziente. Inoltre, durante l'esame l'anestesia può cambiare nella lunghezza, perché naturalmente le gastro e le colon sono esami diagnostici, ma che possono diventare anche operativi e risolutivi. Quando noi troviamo per esempio dei polipi nel colon o nello stomaco, possiamo diciamo, togliere questi polipi usando varie tecniche e cercando quindi di diventare non solo diagnostici ma anche terapeutici. In questo caso naturalmente l'esame si allunga un pochino di più, quindi l'anestesia va relazionata e misurata in base a quelle che sono le esigenze. Un'ultima domanda riguarda le attrezzature che avete in questo centro, che è un'eccellenza per quanto riguarda proprio le tecniche anche di ultima generazione. Quali sono gli strumenti che usate e soprattutto quale grado di incidenza possono avere in percentuale in una diagnosi? Beh, noi abbiamo cercato di ricostruire un'endoscopia in tutto e per tutto, tant'è che questo è un ambulatorio che è staccato dal resto della Media Salutis. È un reparto a tutti gli effetti, quindi dalla sala endoscopica, alla sala disinfezione, alla sala risveglio e alla sala d'attesa. Siamo appunto un'endoscopia a tutti gli effetti, quindi in quanto tale abbiamo anche puntato sul acquistare degli strumenti di ultima generazione. Noi lavoriamo in particolar modo con gli strumenti Olympus. Naturalmente la riuscita e il comfort dell'esame dipende molto
dall'apparecchio che noi usiamo, quindi la flessibilità e la maneggevolezza di un coloscopio piuttosto che di un gastroscopio è molto importante per quanto riguarda non solo il comfort del paziente, ma anche per l'accuratezza e la qualità diagnostica. Vedere un'immagine in 4K piuttosto che su un monitor normale fa sì che l'endoscopista, seppur esperto, possa vedere meglio e diagnosticare meglio patologie anche piccole. Risposte in tempi brevi, a quanto ho capito, perché questo, diciamo, è quanto sì, MediaSalutes ha messo in cima alle aspettative dei propri pazienti. Abbiamo una disponibilità di varie sedute endoscopiche, quindi l'attesa è praticamente pari a zero. L'esame istologico, ci sono diversi esami istologici che hanno bisogno di vari tempi tecnici. Nella malaugurata ipotesi che abbiamo bisogno di più colorazioni, massimo 10 giorni, abbiamo il risultato istologico.